E dunque, sempre qui dal Teatro del Lido abbiamo la senatrice Anni Tori del territorio, che si è occupata molto appunto del giudice di pace di Ostia, che ci illustra la situazione, quello che ha fatto, il punto della situazione ad oggi. Benissimo, io appena ho iniziato il mio impegno istituzionale ho subito preso a cuore, spinta dai comitati dei cittadini di Ostia, il problema della soppressione del tribunale, sia del tribunale civile che quello del giudice di pace, cioè della nostra sede distaccata. E il primo mio atto parlamentare è stata appunto un'interrogazione all'allora ministro Severino, che ho presentato il 9 aprile del 2013. Non contenta di ciò, diciamo che subito il ministro mi chiamò in ministero per capire qual era la situazione, e il succo del nostro tè, diciamo così, fu questo, che avevamo tutti i requisiti per mantenere aperta questa sede distaccata, ma sarebbe stata inficiata la riforma della geografia giudiziaria. E quindi mi regalò il sigillo e finì là. E non contenta di questa, io ripartì alla carica con il ministro successivo, la Cancellieri, che non mi rispose mai, e fece un intervento in aula quando lei presentò e portò avanti la sua riforma. E questo fu a settembre del 2013. Finito questo, ho cambiato un altro ministro, arrivò il ministro Orlando, e di lì si è aperta un dialogo con il ministro, perché ovviamente la nostra sede non poteva rimanere nemmeno senza il giudice di pace. A quel punto ho preso contatti con il sottosegretario Ferri, e ho portato avanti le istanze. Quando ho spiegato la situazione di Ostia, mi ha detto: ah, è la stessa del tribunale, del giudice di pace di Barra. Ora vediamo, perché riuscire a mantenere e riaprire la sede distaccata sarà molto difficile. Dobbiamo trovare un'altra soluzione per rendere Ostia blindata e autonoma. E ci sono stati mesi di lunghe trattative, di sollecitazioni e così via, fino alla fine di agosto, quando poi il sottosegretario mi annunciò che probabilmente sarebbe stato inserito nel decreto legge che andava al Consiglio dei Ministri della seduta del 28 di agosto, il recupero del Tribunale del Giudice di Pace di Ostia. E fu stralciato all'ultimo minuto. Dopodiché io sono ripartita alla carica, e mi aveva suggerito come estrema ratio quello di trasformare quell'articolato in un DDL, e ovviamente con tutti i tempi lunghissimi di un disegno di legge. E giorni fa, proprio diciamo 3 giorni prima che fosse presentato in aula il maxi emendamento al decreto giustizia, mi ha annunciato che probabilmente veniva reinserito il tribunale del giudice di pace di Ostia, oltre che quello di Barra, e quindi ovviamente io, felice di tutto questo, ho appoggiato, anche vedendo tutto l'articolazione del decreto giustizia sulla giustizia civile, ho appoggiato e ho dato la mia fiducia a quel decreto legge in aula, facendo un intervento in dissenso dal mio gruppo e prendendomi anche gli insulti del gruppo precedente di appartenenza, che era il Movimento 5 Stelle. E vi leggo semplicemente adesso il comunicato del sottosegretario Ferri, che dice questo: sono davvero dispiaciuto di non poter partecipare a questo incontro, ma desidero ugualmente portare il mio saluto alla senatrice Anni Tori e a tutti voi che avete deciso di partecipare a tale importante momento di confronto su un tema che ritengo debba essere oggetto di particolare attenzione, coinvolgendo le esigenze dei cittadini. L'istituzione dell'ufficio di giudici di pace di Ostia consentirà infatti di servire un'area di circa 300.000 abitanti, razionalizzando così la geografia giudiziaria di un territorio importante, le cui necessità saranno in questo modo pienamente riconosciute. Questo esecutivo, stimolato anche dalla senatrice Anni Tori, ha così realizzato un giusto sforzo nel segno della riduzione degli sprechi e di una migliore gestione delle risorse disponibili, conseguendo un importante risultato nell'interesse dei cittadini, che sono i principali destinatari del servizio giustizia. Confidando in prossime occasioni di incontro e di approfondimento, invio agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti tutti i miei più cordiali saluti. Cosimo Maria Ferri, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.
Quindi abbiamo ottime possibilità che il giudice di pace Ostia venga... Assolutamente sì, entro il 9 di questo del mese prossimo dovrà scade il decreto giustizia, ora c'è il passaggio alla Camera, certo. Probabilmente verrà posta la fiducia e penso che non ci sarà nessun ostacolo all'istituzione di questa sede autonoma, quindi abbiamo ottenuto qualcosa di più di quello che era prima. Benissimo. Senta, un altro chiarimento, un altro quesito. Lei è di Ostia, qui sul territorio abbiamo anche un'altra, diciamo, situazione importante di quello come, cioè, come viene gestite le nostre spiagge. Parliamo di 10 chilometri che l'85% sono stabilimenti balneari e quindi siamo, diciamo, arrivati a una situazione che secondo noi va rivista, deve essere rivista, cioè dovrebbe essere un più equilibrio, una situazione più equilibrata su quello che sono le spiagge libere attrezzate e gli stabilimenti. Cosa ne pensa lei? Pensa di prendere una posizione futura in questo senso? Assolutamente sì, mi hanno contattato e mi sto interessando e la mia intenzione è quello di mettere diciamo, su un tavolo di discussione tutte le realtà presenti sul territorio in modo tale da trovare, diciamo, una quadra che non danneggia assolutamente gli assol balneari, perché non è mio impegno fare una cosa del genere, ma che tuteli i nostri cittadini. Quindi gli uni devono dare dei servizi e gli altri possono fruire di queste spiagge, chiaramente, e dobbiamo fare in modo che il nostro litorale sia appetibile, sia bello, sia paesaggisticamente valorizzato, e quindi l'apertura dei varchi ovviamente va in quella direzione. Certo, perché così com'è la situazione, diciamo, ma c'è anche qui anche un discorso di giustizia e di diritto, perché non vengono rispettati appunto quello che sono i diritti dei cittadini e dei turisti, che un mare e le spiagge dovrebbero essere fruibili e visibili 365 giorni l'anno. Certo, io per esempio abito nella parte ponente e il lungomare è visibile e io ne godo spessissimo quando vado a fare la passeggiata. Se però vado al di là del pontile, oppure già quando arrivo davanti al Vittorio Emanuele, mi accorgo che il mare, come tutti quanti, non si può più vedere. Bene, cerchiamo di migliorare anche questa situazione di Ostia, che è molto importante. Grazie. Grazie a lei.